Carissimi amici, carissime amiche, un aggiornamento anche per il caso di Vincenza Saracino. Oggi è il giorno dei funerali, di questa donna che ha trovato questa morte così violenta con 5 coltellate. Sapete, questa donna che lavorava presso il sexy shop di famiglia, e quel 2 luglio accade qualcosa di inverosimile. Lei che esce, si allontana con questa sua bici, passa per il supermercato, fa la spesa, telefona alla figlia dicendo vengo fra poco per cucinare, passa per il tabacchi, dopo circa 300 metri da casa fa una deviazione e giunge dove poi l'hanno trovata cadavere, come se avesse un appuntamento. Ora, si è detto fino a ieri, fino all'altro ieri, che la svolta era imminente perché il cerchio si era chiuso su uno, due, tre soggetti che erano, che sono clienti di questo sexy shop, dove ovviamente è un ambiente dove è possibile che girino anche delle persone che siano complicate, voglio dire, da un certo punto di vista. Dovuta anche, si diceva, delle sponsorizzazioni di eventi particolari che questa catena di sexy shop poteva fare. Quindi è stato monitorato questo aspetto, però c'è una suggestione che vi devo dire in questo aggiornamento, c'è una suggestione che allontana leggermente questa situazione, perché poi dalle telecamere, dal telefono, eccetera, eccetera, sembra che ancora non sia emersa la prova oppure l'indizio tale da fare un arresto, voglio dire. Cosa è successo? È successo che viene fuori, sulla stampa ho letto che ci sarebbe una amica che riferisce che a lei era stata fatta la confidenza da parte di Vincenza che non stava più bene a casa sua, che cercava casa perché voleva andare via di casa. Questa apre una luce nuova, una luce diversa su questo fatto, perché fino ad oggi si è detto che assolutamente, insomma, la famiglia, la vita coniugale, tutto a posto. Non lo so, non voglio mettere minimamente in dubbio, prendo atto di questa considerazione. Che questa amica con la quale si confidava Enza ha reso anche alla stampa dicendo: guardate che lei voleva andare via di casa. Chiese proprio a lei, dice: tu sei in grado di trovarmi un appartamento, una casa, perché io me ne voglio andare. Certamente allora come si spiega questa cosa? Bisogna vedere se è vero, innanzitutto, e quali siano le motivazioni. Uno che va così d'accordo, o c'è qualche tensione familiare, oppure magari una nuova conoscenza, qualcosa che non è mai emerso, qualche persona per la quale, non so, aveva una certa simpatia, una storia segreta che non è mai venuta alla luce. Sono ipotesi, per carità, nessuno sta dicendo che sia così, però da quello che si legge, da questa deposizione dell'amica, si legge questa cosa che può far pensare anche a un'ipotesi alternativa. Poi c'è un'altra signora che testimonia come quel giorno in cui lei è stata uccisa, l'ha vista vestita molto elegante. Stava vestita, dice quest'altra signora, molto elegante quel giorno, tipo come, sapete, magari come quando devi vedere qualcuno che cerchi di prepararti un po' meglio. Sembra, queste sono suggestioni, ma sta di fatto che questa donna, prima di arrivare a casa, fa una deviazione e arriva in questo posto come se effettivamente ci avesse appuntamento, come ci aveva appuntamento con qualcuno, ma qualcuno di sua fiducia, qualcuno sicuramente di sua conoscenza. Ma voi pensate che la figlia la stava aspettando, dice: io fra, non so, un quarto d'ora, 20 minuti, sto a casa.
fa questa deviazione, quindi supponendo di perdere 10 minuti al massimo per magari un saluto, magari prendere, dare qualcosa, un appuntamento, qualcosa di poco, e invece ha trovato una persona lì, magari era un inganno, magari era una trappola, ha trovato una persona lì con tanto di coltello che le ha dato 5 coltellate e l'ha lasciata lì. Quindi sembrava quasi risolto questo caso, il cliente qua e là, poi ci sono queste suggestioni che io vi riporto e speriamo che gli inquirenti siano più avanti di noi, che seguano la pista giusta. Quindi nel giorno del suo funerale registriamo questa cosa qui, sperando che invece non sia così, sperando che il colpevole comunque sia assicurato in brevissimo tempo alla giustizia. Grazie e un abbraccio a tutti quanti voi.